Dalla sabbia al mare o al lago, perché bisogna dire dove si trova oggi, ci colleghiamo con Andrea Nesi. Ciao Andrea. Ciao carissimo, ben trovato e ben trovati ai Ben vostri ritrovato, abbiamo telespettatori. fatto una pausa la scorsa settimana, ma insomma ci siamo, vedi perché, il motivo qual è? Guarda che studio dove sto, bellissimo. Stupendo, ma veramente un cambiamento decisivo, direi, eh. Capito? Insomma, abbiamo avuto un po' di situazioni. Complimenti. Allora, Andrea, dove ti trovi oggi? Allora, oggi ci troviamo sul lago di Bracciano, dove la prima volta purtroppo avevamo avuto un problema. Ci troviamo all'interno del circolo Albatros, affiliato ad AICS, ma all'interno del circolo Albatros, affiliato ad AICS, ci sono altre associazioni, perché questo è un circolo molto grande, e in particolare abbiamo qui con noi la compagnia del kayak da mare, abbiamo la vicepresidente e un consigliere che dopo magari ci dicono due parole, ci fanno anche vedere qualcosa dal vivo. E poi abbiamo anche una scuola di multisport, dal windsurf al SUP, al surf da onda, fino anche alla subacquea, che si chiama Gravity Experience, che si trova sempre qui all'interno dell'Albatros. Vi faccio vedere dove ci troviamo. No, ho premuto il lato sbagliato. Tutto questo Benissimo. è live in diretta, ma Andrea, noi ringraziamo la disponibilità di Andrea Nesi, Ecco che è qui. ogni giorno in un posto differente e ci fa vedere proprio sul luogo quello che avviene. Questa è Canoa. Allora, canoa, però volevo mostrarvi che vedete lì giù ci sono, magari non so se si riesce a vedere col telefonino, ci sono barche a vela, qui ci sono altre imbarcazioni a vela un po' più Sì? Sì? grandi, qui ci sono le canoe, ma è anche, diciamo, legato un po' all'orario, perché questo è un orario che per la vela non è particolarmente indicato perché ancora non c'è vento. Il vento termico d'estate arriva un po' più tardi, dopo pranzo, e allora in quell'orario lì, Che è la mattina, Andrea, ovviamente. o il tardo pomeriggio? No, allora diciamo il vento qui durante l'estate, però, attenzione, parliamo di vento termico, quindi durante l'estate si manifesta dopo pranzo, quindi intorno alle 14 mediamente. E quindi adesso è molto tranquillo e ovviamente i windsurf, ad esempio, non escono perché non c'è sufficiente pressione del Certo. vento. Ci sono le scuole vela che sono in acqua, adesso purtroppo non li riuscite a vedere, magari sono un po' lontani, oppure ecco ad esempio i kayak che invece seguono un'altra dinamica. Loro con questi kayak che sono dei Mi kayak raccomando, Andrea, particolari. l'inquadratura, scusate, ti interrompo, perdonami. Quando muovi piano, perché Piano altrimenti abbiamo piano, effetto mare anche noi. Ok, chiedo vai, scusami. scusa. Dicevo, il kayak da mare è un'imbarcazione particolare, perché noi siamo abituati a parlare genericamente di canoa, ma questo kayak, come vedete, ha una chiglia molto pronunciata, quindi può fendere l'acqua, fendere le onde, alcuni hanno anche un timone, insomma, sono organizzati anche per affrontare il mare, che è più complicato solitamente. Qui c'è una scuola storica che opera qui da moltissimi anni, sono molto professionali e quindi hanno appunto un grande attivismo, facciamo anche insieme degli eventi, ma comunque loro escono in continuazione ed è una cosa da consigliare fortemente perché è un mezzo per esplorare, è un mezzo anche per fare attività fisica, che comunque sei seduto, ma comunque ti muovi, muovi tutta la parte superiore. Del corpo e quindi fai un grande allenamento e anche diciamo richiede un certo equilibrio, quindi diciamo mette in azione tutta una serie di abilità che aiuta a svilupparle. Però se mi permetti, oppure quando decidi tu, Vai, mi vai, piacerebbe vai, vai. fare dire due parole. Vai, Abbiamo ci qui la mancherebbe. vicepresidente che è una bella signora, si chiama Marina Marina Cappabianchi. Cappabianchi. Io le cedo un auricolare e giriamo la telecamera, se ci Eccoci, sì, riusciamo. bravo, bravo. Possiamo tornare così apprestiamo il collegamento. Siamo sul lago di Bracciano, dove Andrea Nesi, insomma, ci sta facendo vedere un po' la canoa, il kayak, così spaziamo anche un po' tutte le attività. Vai, Giriamoci Andrea. verso il sole che ci vedano. Sì, Eccoci signore, qui. Si siamo, io la vedo, la sento, siamo assolutamente in diretta, vede e si quindi voglio ricordare sente. questo. Perfetto, Benissimo, sì, prego. l'ho capito, grazie. E, ecco, noi siamo parte, siamo la compagnia del kayak da mare, anche se abbiamo sede qui sul lago di Bracciano, ma è un luogo ottimale veramente per praticare, per esercitarsi, per imparare a utilizzare questo mezzo estremamente interessante.
interessante anche in una realtà come questo lago per avvicinare la fauna che qui è estremamente ricca. Interessante su questo lago perché, come diceva Andrea, il tempo qui è sempre molto varia a seconda dell'ora della giornata, per cui la mattina in genere è molto tranquillo, il pomeriggio si alza vento e abbiamo anche delle condizioni interessanti di onda, perché appunto i nostri kayak sono kayak da mare, hanno quindi una forma particolarmente allungata, quindi adatta alla navigazione su acque più agitate, senza arrivare al fiume, che ha delle caratteristiche molto diverse. E quindi è un posto veramente interessante dove venire a fare un po' di esercizi. Poi naturalmente organizziamo spesso con la nostra compagnia anche delle gite attorno alle isole, abbiamo delle coste meravigliose in Italia, quindi facciamo palestra qua, come dire, ci divertiamo molto qua, ma poi siamo anche in genere, certo. Organizziamo delle belle gite anche in giro. Ecco, quante persone vengono da voi? Ma la nostra associazione ogni anno ricomincia, riassocia persone, arriviamo sempre a un centinaio. Ogni anno, poi le uscite settimanali e infrasettimanali o nei weekend raccolgono in media insomma attorno sempre una decina di persone ogni uscita. Abbiamo degli ottimi istruttori, in questo momento Pietro Vittorini, che è uno dei nostri migliori istruttori, sta possiamo facendo sentire lezione un attimo? Proprio qua davanti. È in acqua, ve lo è possiamo acqua, far vedere, okay. Ma non è proprio vicino, però perché ogni uscita nostra, cioè prima che si creino dei gruppi di uscita, ci sono sempre delle lezioni per far sì teoriche. Che chiunque esca in sicurezza, certo. Quindi che sappia come gestire un'eventuale caduta, un'eventuale risalita sul kayak, in caso di qualche inconveniente, che può succedere, a volte anche divertente imparare a gestire appunto. Ma poi è anche piacevole con queste temperature farsi un bagnetto, penso. Bravo, esatto, a volte lo facciamo anche apposta proprio, bene, per bene, darci bene. Una bella rinfrescata. Ok, torno da Andrea, grazie mille per questa testimonianza, torno da Andrea. Andrea, è diverso anche il discorso della canoa, del kayak, mare, ecco, non lo sapevamo, almeno io. Sapevo questa differenza, pensavo imbarcazione fosse sempre la stessa, ma cambia ovviamente la natura, cambia il bacino d'acqua. Ecco Andrea, insomma, vediamo anche che il vestiario è tutto particolare. La vestizione vai. Sicuramente è importante. C'è grande attività, Andrea, anche d'estate, a tutte le età, vero? Non arrivano solo giovani, cioè si può fare un'uscita benissimo, godersi la giornata, legare sport a natura, come poi del resto è uno dei nostri cavalli di battaglia. Allora, qui c'è attività tutto il giorno. E ovviamente, come ti dicevo prima, se tu vedessi lo stesso panorama, la stessa fotografia che ti mostro ora, dalle 14 in avanti vedresti 20 volte le imbarcazioni che ci sono in acqua, okay. Ora, perché adesso tutti cominciano pian pianino a preparare le barche, le lasciano a riva, appena si alza il vento entrano tutti in acqua e quindi c'è un grande movimento, però vedi veramente dal ragazzino che si avvicina ora agli sport d'acqua sino ai senior che ovviamente in base alle proprie competenze, capacità e abilità fisiche approcciano tutti questi sport. Senti Andrea, stai andando veramente, quindi ti ringraziamo, veramente bello, uno spaccato questo di TV importante proprio on field, proprio sul campo, spazi a destra e a manca. Vediamo che però c'è sempre un elemento oltre lo sport, che è la natura rispetto alla natura. Questo mi piace molto e noi lo continuiamo adesso a professare, perché è veramente come fosse una professione di fede, diciamo così, che dobbiamo insegnare anche le buone maniere, no? A saperlo conservare l'ambiente. Tu ce l'hai proprio dentro. Ecco, vediamo che c'è grande rispetto anche delle persone che arrivano, no, a fare queste pratiche, chiamiamole sportive. Sì, diciamo che è un po' insito nello sportivo, che prevalentemente nello sportivo che si muove per via del suo sport dentro gli elementi della natura, no? Sarebbe un po' una contraddizione
non so, praticare la canoa e si va nell'acqua, essere degli inquinatori dell'acqua, no? Quindi è evidente che chi vive dentro l'acqua ha un rispetto, una sensibilità, una consapevolezza decisamente superiore. E poi noi cerchiamo sempre di coinvolgere le associazioni in tutte le nostre iniziative di sensibilizzazione a questo mix che è, diciamo, più che mix, questa doppia faccia della medaglia che è lo sport collegato all'ambiente. E se tu mi consenti, tu devi sapere che questo circolo dove ci troviamo ora è un circolo, come ti dicevo, un grande circolo, si chiama Albatros, un circolo storico che ospita altre attività sportive, ma è il titolare si chiama Raul Albani. Chi conosce il mondo del calcio sa chi è. E come ultimo incarico ufficiale è stato l'allenatore della nazionale Under 21. E comunque è un giocatore di calcio, un ex giocatore di calcio, ma è anche una persona molto attenta all'ambiente, molto attenta all'alimentazione. Infatti qui c'è anche una ristorazione che non è la solita ristorazione, diciamo, esigua, semplice, il panino magari anche congelato oppure preconfezionato che si trova di solito nello stabilimento, senza voler gettare la croce addosso a nessuno, però qui c'è una attenzione molto particolare. Raul va proprio, ha scelto di andare ogni mattina, va a fare la spesa dai produttori locali e ogni giorno cucinano qualcosa di semplice in questo posto. Quindi è un posto dove riesci a aggiungere anche la terza gamba, che è quella dell'alimentazione sana e sicura. Guarda Andrea, sappiamo tutti che chiamiamolo un po' più faticoso, no? Poter uscire tutte le mattine, eccolo qua, Raul Albani, fare la spesa. Fermo con la camera, ripeti il nome, Manuel Albani. Ti volevo presentare Raul Albani. Raul Albani. Comunque, Albani. Albani, scusami. No, perché tutto questo è live, cioè noi dobbiamo fare anche sotto pancia, detto in diretta, chiedo quindi scusa, chiedo scusa. Scusami se mi sono ripetuto. È un po' più faticoso, però alla fine paga sempre, soprattutto anche il chilometro zero, la genuinità dei prodotti. Abbiamo un paio di minuti, Andrea, poi devo salutare, quindi andiamo a sentire Raul. Sentiamo Raul che ci dice. Ditemi voi piuttosto. No, Raul, dicevo, è un po' più, insomma, non so se mi hai sentito, è più faticoso uscire tutte le mattine, fare la spesa, andare al chilometro zero, però ti posso dire che alla fine la gente apprezza, almeno io ho cambiato un po' degli stili di vita, anche sull'alimentazione non ho dato dei grandi benefici, anche il gusto. Non è faticoso, sicuramente paga. E poi comunque sia, come diceva prima Andrea, siamo molto attenti alla qualità, che per noi è basilare, quindi devo dire la verità, i clienti ce lo riconoscono tutti i giorni. Ecco Raul, hai delle soddisfazioni anche nel gestire questo circolo di persone che vengono, si ricreano, no? Cosiddetto sport, anche sport e ambiente, sport e salute. Sì, da noi è tutto sport all'aria aperta, chiaramente canoe, barche a vela, canoe di tutti i tipi, abbiamo dalle polinesiane ai kayak da mare, ai canoini quelli da canottaggio, abbiamo delle imbarcazioni anche abbastanza importanti, cabinati, di cui uno è un catamarano enorme, non so se è riuscito Andrea a farvelo vedere, ma è molto bello e fa anche delle escursioni, quindi curiamo anche queste cose qua, le escursioni nella natura, con varie picnic e cose di questo tipo. E questo è importante. Hai trovato dei benefici adesso con, diciamo, avendo Andrea vicino e persone che vengono, passano del tempo. Questo è importante. Fate anche delle lezioni di gruppo, lezioni individuali per insomma far apprendere i rudimenti anche di queste due chiamiamole imbarcazioni. Certo. Soprattutto la canoa, abbiamo una scuola molto importante. Per la vela abbiamo un'altra scuola, devo dire la verità, quelli della vela fanno anche lezioni e sono molto attenti anche ai disabili, hanno una barca adibita proprio per fare lezioni ai disabili e fargli fare dei giri, quindi è una cosa molto importante questa, no? Anche a livello sociale. Bene, grazie Raul Albani, grazie. Allora Andrea. Eccoci qua. Ti ringraziamo come al solito anche per la tua disponibilità di andare in giro
raccontarci proprio sul campo quello che sta avvenendo. Abbiamo parlato di surf, di windsurf, oggi abbiamo parlato di canoa, abbiamo parlato anche di campi estivi per i bimbi, fare attività fisica, insomma è un'offerta veramente che spazia. D'estate si può fare veramente tanta attività con i tempi giusti, i tempi di ognuno, non bisogna fare per forza attività agonistica come magari nel primo blocco abbiamo visto con Alen Faccini, questo è importante. Va bene, io intanto ti ringrazio per lo spazio che ci hai dedicato, e vi aspettiamo qui all'Albatros sul lago per provare uno sport o magari mentre decidete assaggiare uno spaghetto, e per il resto ci vediamo poi giovedì da un'altra parte. Bene, grazie Andrea Nesi, allora grazie a giovedì, un abbraccio Andrea. Giovedì, buona giornata a tutti. Grazie a te, tanto buon lavoro. Noi cambiamo decisamente argomento, andiamo sul beach volley, esattamente sul Beaverbank e BVC Italia Tour che appunto ha vissuto lo scorso fine settimana il suo quarto appuntamento di questa edizione 2022, esattamente a Pinarella, a Cervia, nel cuore dell'Emilia Romagna, per una due giorni di grande beach volley. Sono stati veramente ben 64 le coppie che si sono sfidate, stiamo parlando ovviamente di quasi 140 bici in due giorni, anzi se poi vogliamo dire che è stato un torneo, nel senso che questo circuito nazionale vive di vita propria, ma la giornata di domenica c'è stato un altro evento, chiamiamolo un po' più amatoriale, in cui hanno partecipato tante altre coppie. Insomma, per farla breve, in due giorni sono scese in campo ben 100 coppie, ovvero 200 giocatori su questo che vedete, le immagini al bagno Delfino a Pinarella Cervia. Queste sono le immagini delle semifinali e a vincere nella categoria femminile è stata Silvia Leonardi e Sofia Balducci, che hanno battuto 2-0 Alice Ago e Alice Pratesi, che per la seconda volta sono state battute in finale. In quel di Maccarese hanno avuto ben 9 occasioni per chiudere, ovvero 9 palle match. La vittoria andò a Frasca Gradini, mentre in questa occasione un 2-0 netto per le atlete poi di casa, perché poi Silvia Leonardi classe 90 è di Cesena, mentre Sofia Balducci classe 99 è di Ravenna, cioè praticamente a due passi da casa. Hanno vinto e diciamo anche convinto al loro secondo appuntamento in questo tour nazionale. La Leonardi è stata anche MVP, ma insomma ha vissuto la stessa Silvia un weekend pieno di emozioni, perché andiamola a sentire allora proprio le protagoniste, Silvia Leonardi e Sofia Balducci. È una due giorni calda, possiamo definire, non solo dal punto di vista diciamo delle temperature, ma tante campionesse, tante ragazze in gara, torneo veramente Silvia di alto livello, ecco, insomma, ti sei divertita? Ma tantissimo, assolutamente, e veramente anche perché il livello era veramente alto, c'erano tante coppie con cui ci si giocava quasi una finale, quindi già ai quarti abbiamo incontrato due bellissime, cioè delle coppie molto valide, quindi è stato un bel torneo, dai, proprio di livello siamo contente. Sofia, non era facile, loro insomma vengono a un buon momento, una coppia tosta, non molla mai, mancata veramente il guizzo, invece voi avete messo subito in chiaro le cose, no? Grande ritmo, in battuta, fase break importante. Sì, loro sono una bella coppia, poi stanno sempre lì attaccate ai punti, non molla niente, ci avevamo già giocato lo scorso torneo e anche lì ce la siamo giocata, un 2-1, quindi sono stati bravi. Dov'è che avete fatto la differenza secondo te? In un paio di punti in rigiocata, dove magari sono state un po' più concrete e abbiamo avuto forse più voglia di dare giù quella palla. Sì, una bella estate questa, possiamo dirlo dal punto di vista diciamo sportivo e non. Eh sì. Allora, ieri durante il torneo ho fatto una pausetta che sono andata in ospedale a Cesena perché è nato il mio nipotino e poi sono tornata a giocare, quindi è assolutamente una bella estate, un bel weekend assolutamente da incorniciare, guarda. Gli dedichi la vittoria? Sì, diciamo, lo dedico a mia sorella, al mio nipotino e a mio cognato, veramente sono contentissima. Questo è il bello dello sport, sicuramente. Come ti trovi a giocare con Silvia? Cioè, facile la domanda e la risposta è scontata. No, però c'è una bella intesa, sì. E siete cresciute anche. Sì, sì, mi trovo molto bene. Abbiamo iniziato quest'anno a giocare insieme, però stiamo lavorando tanto e pian piano i risultati si stanno vedendo, quindi sono contenta. Prossimi appuntamenti?
Allora, dovremmo andare dobbiamo andare a Termoli e a giocare il Tappa Gold. E poi ci vediamo qua alla IBUC, ovviamente. Bene, grandi complimenti. Grazie. Insomma, è stato veramente un bellissimo fine settimana per zia Sissi, che ovviamente rivolgiamo grandi auguri a lei come zia, a Giulia Leonardi, grandissima giocatrice indoor, è stata anche in nazionale come libero, giocatrice di altissimo livello, insomma ha dato alla luce il bimbo Leonardo, e rivolgiamo anche a lei, al papà, perché papà e papà si riscordano sempre, quindi anche insomma questa bella famiglia che si va a comporre. E l'allenatore Marco Negri di Leonardi Balducci, insomma ha avuto veramente una bella soddisfazione in questo weekend, lui che vive anche un po' in doppia veste perché è organizzatore anche di questo circuito targato Associazione Italiana Beach Volley Club. Allora noi Marco Negri ce lo andiamo a sentire. Marco, grande soddisfazione come coach. Silvia si è fatta il regalo della zia, però ha giocato un grandissimo torneo insieme alla socia Balducci, veramente un percorso perfetto. Sì, devo dire che hanno fatto una gran prestazione tutto il torneo e la finale è stata un po' la conclusione di una o due giorni veramente di grande livello, finalmente un torneo fatto come si deve, finalmente sì. Senti, tanto impegno nel lavoro quotidiano, sia per quanto riguarda la parte tecnica tua, sia anche per quanto riguarda la parte organizzativa. Sì, vabbè, io sono qua in veste, tripla veste se vogliamo, perché in teoria gioco anche io il torneo e seguo ovviamente la parte organizzativa a livello di comunicazione, ma a livello più generale l'organizzazione del tour, e faccio il coach appunto di questo fantastico team che mi ha regalato veramente una bella soddisfazione oggi. Sono molto molto contento per loro e per tutto il nostro team. Senti, facendo un punto diciamo quasi a metà, no, del tour, siamo dopo quattro tappe, cresciuto tanto a livello di gioco, i giocatori crescono anche a livello numerico, quindi c'è sempre più gente che vuole giocare queste tappe, ecco, una bella soddisfazione anche a livello organizzativo. Sì, guarda, ti dico, a livello organizzativo sia da parte del tour sia da parte dell'IVC in generale proprio siamo estremamente contenti, perché questo diciamo è il terzo anno ufficiale del tour IVC, il secondo vero anno, perché il primo purtroppo per motivi che sappiamo del Covid ha avuto un po' una fascia ristretta, mentre questo secondo anno vero i numeri sono quasi raddoppiati, il livello tecnico si è alzato tantissimo, le coppie che si contendono la finale sono sempre più numerose, quindi questo vuol dire che il livello tecnico sta crescendo. Nonostante ci sia Lupo costantemente in finale, però lui veramente ha capito bene le dinamiche di questo nostro tour, eccetera, quindi arriva bene in fondo, ma siamo contenti oggi, tra l'altro una finale maschile Italia-Slovenia, quindi si sta veramente arricchendo notevolmente, sia di numero che di tecnica. Addirittura oggi IBVC ha dovuto organizzare, organizzare un torneo parallelo, un L1 organizzato proprio per far giocare tutte quelle coppie che non sono riuscite a entrare, che nonostante il tabellone fosse a 32, eravamo in overbooking, quindi abbiamo costituito un nuovo torneo. L'Associazione Italiana Beach Volley Club organizza questo tour ormai da 3 anni, poi questo tour vive anche di vita propria grazie al supporto di Beaver Banca da 7 anni. C'è il supporto però necessario da parte degli organizzatori locali, i cosiddetti promoter, in questo caso è l'Active Beach Volley, sta facendo un grandissimo lavoro su Bologna, sull'Emilia Romagna. Allora noi andiamo a sentire Filippo Re. Filippo Re come Active Beach Volley, che è promoter di questa tappa, veramente spettacolare, location bellissima, 64 le coppie tra maschile e femminile, una 2 giorni di grande spettacolo e divertimento, è andato tutto bene, c'è stato anche un torneo nel torneo per non essere soddisfatti, insomma state diventando come Active un punto di riferimento del beach volley italiano. Allora, beh, assolutamente sì, è stato un torneo incredibile, proprio come hai detto tu, per i numeri, perché c'erano 53 coppie maschili iscritte e 41 femminili, che sono numeri altissimi, tant'è che si è pensato di incrementare il torneo e fare un L1 che comunque ha portato un livello altissimo di bisuola. Qui basta vedere le presenze tra le finali di chi ha partecipato, è stato veramente incredibile. Ringraziamo intanto anche Bagno Delfino che ci ha supportato per tutto quello che riguarda l'organizzazione, poi
Che altro devo dire? È stato tutto spettacolare. State crescendo tanto come società, sia diciamo d'inverno ma anche d'estate, questa è la testimonianza. Assolutamente sì, è una società che è partita pochi anni fa da 4 persone, adesso più o meno conta 530 iscritti a Bologna. Il Delfino, il Bagno Delfino è diventato un punto di riferimento per la parte estiva, quindi si creano anche eventi, camp, allenamenti specifici in questo bagno, quindi diciamo che si cerca di fare le cose nel miglior dei modi possibili per creare e allargare il movimento. Il movimento sta crescendo secondo te, non solo in Emilia Romagna, non solo nel Lazio, ma anche in altre regioni, tu che insomma giri, che giochi, no? Che fai un po' la doppia veste, sia in quantità che in qualità? Assolutamente sì, un'altra cosa che si può documentare con i numeri solo delle iscrizioni e anche della quantità di punti che servono adesso per accedere all'entry list. Basta vedere che oggi servivano 302 punti, 305 punti credo per entrare tra i primi 32 e c'erano altre 18-16 coppie fuori, che è una cosa incredibile. In campo maschile hanno vinto gli sloveni, o meglio i fratelli Daniel e Jan Pogačnik, vengono da Lubiana, la seconda apparizione in questo circuito italiano. La prima volta a Viareggio avevano perso in finale contro Lupo e Casellato, mentre questa volta li hanno battuti per 2-0. Sono detti vincitori, ragazzi che girano l'Europa, dal Portogallo, anche il paese insomma di origine con cui sono sempre diciamo in contatto e vincono dei vari tornei, ragazzi che hanno disputato anche delle tappe internazionali al circuito mondiale del World Tour, quindi insomma il livello come avete sentito anche dalle parole di Marco Negri, le stesse parole di Filippo Re, è cresciuto tanto, è cresciuta la quantità dei giocatori ma anche la qualità, e questo è importante per tutto il movimento del beach volley italiano. Bene, si conclude qui questa puntata di Sport on the Beach che torna domani. Continuiamo a parlare anche di sport acquatici, per dirla in questa maniera. Rimanete con noi perché tra pochissimo torna l'informazione con il TG del direttore Gianluca Fabi. Da parte mia, Gianluca Scalari, è tutto. Ciao!